Allora, un mio caro amico, un certo Albert Einstein, diceva: l'immaginazione vi porterà dappertutto, e sicuramente lui è andato molto, molto oltre quello che ci si poteva aspettare. L'artista che sto per presentarvi opera sicuramente in un campo molto diverso rispetto a quello di Albert Einstein, ma anch'egli ha fatto tantissima strada. Ha fatto tantissima strada grazie alla sua arte, alla sua musica meravigliosa, che l'ha portato a suonare in tantissimi paesi del mondo. Però, anche se è giovanissimo, è diverso secondo noi dagli altri musicisti. Sono un po' di parte. Fighissimo, fortissimo, stravagante, con noi Matthew Lee. Pubblico che è impazzito. Beh, comunque con rock and roll tutti ci facciamo coinvolgere. Però devo dire, no, che tu hai, nonostante questa stravaganza, io ti ho definito così, non è che volesse essere una critica, a me piacciono tantissimo le persone così. Io credo che la stravaganza sia molte volte legata anche alla genialità, quindi è un gran complimento. Grazie. Nonostante questa stravaganza, tu arrivi invece da uno studio classico, 8 anni di conservatorio. In realtà ne ho fatti un po' di più, solo che mi hanno bocciato, rimandato, alla fine radiato, proprio mi hanno cacciato. Quel punto hai detto: inizio a girare per il mondo. Sì, non è proprio una decisione che prendi, no? Ho cominciato a suonare dal vivo e poi è andata sempre un po' meglio e ho cominciato a girare tanto
per il mondo. Però io devo dirvi una cosa, no? Lui ha detto: sono stato un po' costretto, ho iniziato a suonare dal vivo, però all'inizio Matthew appunto non era così famoso, no? E quindi ha usato qualche escamotage per colpire la gente, e devo dire che ci è riuscito, in quanto suonava in maniera estremamente particolare. Non è che suonassi proprio, com'è che come facevi? Perché c'era poca gente, allora io facevo così durante la canzone, no? Quindi andavo, suonavo, tipo, e poi succedeva più o meno questa roba così, no? Okay. E la gente faceva wow. E restava lì, perché erano pochi, erano 3 o 4. Se mandavano via 3 o 4, figuriamoci. E all'inizio se mandavano via quelli ero rovinato. Una volta che facevi così non andavano più via. Restavano. Allora andiamo avanti, facciamo un gioco insieme, ti va? Vai. Tu hai fatto, come abbiamo detto, tanti concerti intorno al mondo. Più di 1000 concerti? Uh-huh. Mamma mia. Il posto più lontano dove hai suonato? In America, in Ohio, a Cincinnati. A Cincinnati, sì. Quindi sì. Il paese più freddo, non di temperatura, con il pubblico più freddo. Il pubblico, bisogna un po' scaldarlo, no? Però diciamo che la difficoltà maggiore forse l'ho avuta nel primo concerto in Olanda. In Olanda? Sì. Ma io non pensavo che gli olandesi fossero. E come hai fatto a riscaldarli questi olandesi freddi? Ho fatto una canzone, ho capito che c'era un po' un clima un po' così, allora sono salito sopra, non è bastato, e sono andato anche sotto. E cosa, no, come hai fatto ad andare sotto? Cioè ha fatto un concerto. No, così. Fammi vedere. Vado? Vai. Sei sicura? No, sono sicura. Sempre durante. No, abbiamo pulito i pavimenti. Sì, no, ho controllato, è tutto pulito. Esatto. No, suonavi, durante, no? La canzone, io poi adesso mi invento. Diciamo col pubblico tutti, che mi aiuta. Tutti, vai. Ok. Ecco. Più o meno. E in questo modo. Anche l'Olanda, insomma, è andata bene anche lì, dai. Li hai stesi. Allora, dobbiamo dire che ci hai fatto già sentire un pezzo molto bello. Sì. Adesso è uscito l'ultimo tuo CD, disco, che facciamo vedere. Matthew Lee, eccolo qua, che si chiama Piano Man. E tu sei stato anche definito dalla stampa The Genius of Rock and Roll. Esagerati, cioè, genio un po' esagerati. Erano tuoi parenti? Probabilmente, non lo sapevo. Sto scherzando, perché noi ti apprezziamo tantissimo, grazie, e il successo che stai ottenendo è la prova che sei veramente una persona che ha una marcia in più, no? Allora, adesso il pezzo che ci fai sentire qual è? Sempre tratto dal tuo ultimo CD. Dal disco si intitola Splish Splash. Splish Splash. Fa così. Ce lo dedichi, va bene? Certo. Dedicato a voi che ci seguite da casa. Splish Splash, I was digging a bath long a Saturday night. I rubbed up just relaxing on the tub, thinking everything was alright. Well, I step up the top, I put my feet on the floor, I wrapped all around and then I opened the door, and then a splish splash, jump again to bath. I was out and know there was a party going on. We were splishing and splashing, really, really feeling. Moving, grooving, rocking and rolling, yeah. Well, every day. Come on, oh yeah, all right. Bing bang, so they ho. Rubbed up, jump back in my tub. We got something going on, I know. Rocking and rolling, really, really feeling. Moving, grooving, splishing and splashing, yeah. Well, every day. Come on, oh yeah, all right. Thank you.
qui al Mondo Insieme. Ultima domanda, dimmi. Sei mai stato a Toronto? Mi manca. Ti manca? Non ce l'ho. Allora, ti dedico il nostro prossimo viaggio. È una città bellissima, probabilmente è la più cosmopolita del mondo, perché si parlano addirittura 150 lingue diverse, ecco. Quindi è una cosa veramente che fa paura. D'inverno però è molto fredda e si vive quasi sempre all'interno di grandi palazzi, costruzioni, e poi non è lontano dalle cascate del Niagara, per cui è un posto molto bello. Ci andrò, okay? ci vai? Sì. Noi per adesso ci andiamo virtualmente. Toronto, Matthew Lee, grazie. Grazie mille. Grazie.